Buongiorno nell'amore del Signore, oggi è il martedì 16 di febbraio del 2021. Noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore. Quest'oggi noi leggeremo da Esodo capitolo 12 versetto 29 fino al versetto 13 versetto 22. Leggiamo la parola del nostro Signore. Esodo capitolo 12 dal versetto 29. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un gran lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Egli chiamò Mosè ed Aarone di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, andate a servire il Signore come avete detto. Prendete i vostri greggi, i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche a me. Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano: qui moriamo tutti. Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata, avvolse le sue madie nei suoi vestiti e le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali diedero quanto domandava, così spogliarono gli egiziani. I figli di Israele partirono da Ramses per Succot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Una folla di gente di ogni specie salì anche essa con loro. Avevano pure greggi, armenti, bestiame in grandissima quantità. Fecero cuocere la pasta che avevano portata dall'Egitto e ne fecero delle focacce azime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non aveva potuto indugiare né prendere provviste. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Questa è una notte da celebrarsi in onore del Signore, perché Egli fece uscire dal paese d'Egitto. Questa è la notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele di generazione in generazione. Il Signore disse a Mosè ed a Aarone: questa è la norma della Pasqua, nessuno straniero ne mangi, ma ogni schiavo che avrai comprato potrà mangiarne dopo essere stato circonciso. Lo straniero di passaggio e il mercenario non potranno mangiarne. Si mangi ogni agnello per intero in casa sua. Non portate fuori casa nulla della sua carne e non gli spezzate neanche un osso. Tutta la comunità di Israele celebri la Pasqua. Quando uno straniero sorgerà con te, soggiornerà con te e vorrà fare la Pasqua in onore del Signore, siano prima circoncisi tutti i maschi della sua famiglia, poi venga a fare la Pasqua e sia come un nativo del paese, nessun circonciso ne mangi. Vi sia un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Tutti i figli di Israele fecero così, fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè ed a Aarone. Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli di Israele, ordinati per schiere, dal paese d'Egitto. Esodo capitolo 13. A questa parte noi leggeremo fino al versetto 22. Esodo capitolo 13. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini sia tra gli animali,
esso appartiene a me. Mosè disse al popolo: ricordate questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, perché il Signore vi ha fatto uscire di là con mano potente, non si mangi pane lievitato. Voi uscite oggi nel mese di Abib, quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, degli Ititi, degli Amorrei, degli Ivei, dei Jebusei, che giurò ai tuoi padri di darti paese dove scorre il latte e il miele, compi questo rito in questo mese. Per 7 giorni mangia pane azimo, il 7° giorno sarà una festa al Signore. Si mangi pane azimo per 7 giorni e non si veda pane lievitato presso di te, né si veda lievito presso di te in tutto il territorio. Ancora, in quel giorno tu spiegherai questo a tuo figlio dicendo: si fa così a motivo di quello che il Signore fece per me quando uscì dall'Egitto. Ciò sarà come per te, come un segno sulla tua mano, come un ricordo fra i tuoi occhi, affinché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché il Signore ti ha fatto uscire dall'Egitto con mano potente. Osserva dunque questo decreto al tempo fissato di anno in anno. Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, e a te lo avrà dato. Consacra al Signore ogni primogenito e ogni primo parto del tuo bestiame. I maschi saranno del Signore. Ma riscatta ogni primo parto dell'asino con il suo agnello. Se non lo si vuoi riscattare, spezzagli il collo. Riscatta anche ogni primogenito di uomo fra i tuoi figli. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo che cosa significa questo, tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli, dice la parola del Signore. Ciò sarà come un segno sulla tua mano e un ricordo fra i tuoi occhi, poiché il Signore ci ha fatti uscire dall'Egitto con mano potente. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, poiché Dio disse: bisogna evitare che il popolo di fronte a una guerra si penta e torni in Egitto. Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso. I figli di Israele partirono armati dal paese d'Egitto. Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare ai figli di Israele dicendo: Dio certamente vi visiterà, allora porterete con voi le mie ossa da qui. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro di giorno, in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino. Di notte, in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. E egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del suo popolo. Parola del Signore. Io ringrazio Dio per la tua partecipazione. Sii perseverante nella lettura della parola. Da lunedì al venerdì a mezzogiorno leggiamo la Bibbia insieme. Se non puoi leggere a mezzogiorno non c'è nessun problema. Basta cliccare sul canale di Nicodemo Fabiano, andare nella playlist e in base alla giornata avere la lettura. Se hai perso una lettura, anche qui non c'è nessun problema.
tutto rimane alla tua disposizione perché tu possa continuare a leggere, a meditare e lasciare la parola del Signore entrare nella tua vita. Ti invito anche a pregare con me da lunedì al venerdì su Alba Nuova alle 7 del mattino. Mandami le tue richieste di preghiera. Sarà un piacere per me poter pregare al Signore e chiedere che la benedizione di Dio stia nella tua vita. Nel frattempo ti do l'appuntamento per domani affinché, se Dio vorrà, noi continueremo qui questa settimana a leggere la parola del Signore insieme, nel nome di Gesù. Dio ti benedica.